Mattia Vezzù è l'ultimo acquisto in ordine di tempo operato dall'Oleggio, che ha messo insieme una squadra che nella prossima stagione vuole sicuramente fare un campionato di promozione ad altissimi livelli. Mattia, prima di tutto la domanda è quella solita: perché hai scelto Oleggio per ripartire dopo una vita passata a Dormelletto? Diciamo che se non fosse stato per Oleggio non mi sarei mai spostato da Oleggio da Dormelletto, perché Dormelletto è la mia seconda casa, la mia seconda famiglia. È stata una scelta dettata forse dagli ultimi due anni trascorsi, nel vero senso della parola, un po' a zoppicare, e quindi volevo trovare degli stimoli nuovi e un posto in cui poter tornare forse quello che ero due o tre anni fa. Quali sono gli obiettivi? Sicuramente ne avevi parlato col DS, con l'allenatore, che si pone quest'anno l'Oleggio. Io mi sento di dire che probabilmente la scelta sia stata dettata anche dalle differenti potenzialità che ci possono essere ad Oleggio piuttosto che a Dormelletto. Allora, sicuramente l'obiettivo della società è ripetere il buonissimo campionato che hanno fatto l'anno scorso, e migliorando sicuramente anche l'obiettivo è arrivare ai playoff e fare meglio dell'anno scorso, se si può, perché l'anno scorso veramente sono stati formidabili. Sulle differenti potenzialità delle due squadre, io continuo a affermare che Dormelletto è comunque un'ottima società e un'ottima realtà, però Oleggio aspettavo questa chiamata perché sono felice e so che posso dare a questa società tanto e sono andato lì per migliorare. A Dormelletto eri sicuramente l'uomo di punta della squadra, intorno alla quale girava tutto il complessivo messo insieme da Bigi. Ad Oleggio probabilmente troverai un altro tipo di approccio, troverai tanti giocatori che ti metteranno in concorrenza. Tu vai ad Oleggio comunque per trovare una maglia da titolare, e conosci mister Dossena, il suo modo di giocare è un modo che può far risaltare le tue capacità, le tue peculiarità? Allora, io mister Dossena non l'ho mai avuto come allenatore, l'ho avuto solo da avversario, ma mi hanno sempre colpito le sue squadre per appunto il modo di giocare e affrontare le partite. E vado ad Oleggio non con presunzione ma con umiltà, e cercherò di mettermi in gioco. Il posto di titolare non c'è nessuno, però so che se gioco come so giocare, una maglia titolare ce l'avrò senz'altro. Perfetto Mattia, ti ringrazio tanto. Grazie.